unghie, quello l'avevo fatto tutto di mezzo. Consiglieri, buongiorno. Dottoressa, dottor, Buongiorno. buongiornissimo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Agli uffici, la signora Ventimiglia, che dovrebbe essere sempre in linea qui con noi, la salutiamo, che è pure un bel po' che non la vediamo. Spero tutto bene. Chi più, chi meno, siamo stati qualche giorno, magari non in ferie ferie, ma quantomeno un po' di relax, o chi è andato al lavoro, o chi ha avuto altre camurrie. Comunque l'importante è che riusciamo ad andare avanti, nonostante tutte le difficoltà personali e non e globali che questo anno ci sta purtroppo facendo Buongiorno, patire. lo indovinate, giusto? Perfetto, vicepresidente, siamo già in linea. Vi Buongiorno, buongiorno a ricordo, tutti. ragazzi, che la registrazione, la seduta verrà registrata, quindi, come solito nostro fare, aspetterò un paio di secondi di silenzio che certificheranno il vostro assenso alla registrazione. Dopodiché la dottoressa Lota saprà cosa fare. Grazie sempre. Dottoressa, grazie. Della. Presente. Guaresi. Guaresi. Presente, presente. Ok, Marchese. Presente. Orilia. Presente. Stavoca. Presente. Carlata. Terio. Presente. Tusa. Presente. Vi scuso. Assente. Presidente Greco presente. 9 presenti su 10. Può aprire la seduta. Ore 9:52. Buon lavoro. Grazie, dottoressa, buon lavoro anche a lei, grazie sempre, veramente per la collaborazione e per tutto. Ragazzi, allora, vi dicevo, spero che stiate tutto sommato bene. Questi giorni credo che ci hanno fatto riflettere su tante cose. Ed essendo liberi, magari abbiamo un po' potuto notare tutto quello che continua a non funzionare. Quindi credo che ci abbiano fatto riflettere bene su quante cose si devono aggiustare, devono cambiare, e quante cose dovrebbero essere fatte non solo nella nostra circoscrizione, ma penso in tutta la città. Una cosa che volevo dirvi a priori, visto che non ne posso più delle mancate risposte alle nostre infinite richieste, poi non so se qualcuno di voi in questi giorni magari ha avuto modo di sentire qualcuno inerente all'azienda che sto per menzionare, gradirei che uno di voi, anche uno, per esempio il consigliere Cardella, motorizzato, domani o mercoledì o giovedì, basta mezz'oretta, finisce il consiglio, io mi faccio trovare davanti a X posto e bisogna recarsi a Villa Giardini, Sua immancabilmente. completa disposizione, Il Presidente. vicepresidente dice viene col motore, il consigliere Guaresi viene con l'auto, o il consigliere Serio viene con il camion, ma anche uno che mi prenda, perché è giusto, io poi quello che dirò, è giusto avere qualcuno di voi al Andiamoci il mio più fianco. possibile, Mario, più No, possibile ci per me ci dobbiamo andare. possiamo andare se noi Io ci a organizziamo disposizione. da mercoledì in poi, però dobbiamo prendere l'accordo già ora, perché domani già non è possibile, Per me tutto mercoledì il possiamo già municipio. andare a Villa Mercoledì Giardini. 10, alle 11 ci vediamo. Io mi faccio trovare davanti alla polleria Savoca di Corso Tremini. Perfetto, mercoledì mi faccio trovare Purtroppo a per ora ho Villa Giardini i davanti alla mezzi un polleria. po', uno ad aggiustare e uno incidentato. Ritornando ora dalle ferie, chi si deve smuovere dalle ferie? Vediamo se posso aggiustare tutto. Quindi dobbiamo avere, perché purtroppo, dico, siete d'accordo o non siete d'accordo, chi può essere meno d'accordo al mio pensiero? Io mi vado a sedere là.
mi devono dare una risposta concreta, che non ne posso più, non ne posso più, come penso anche voi. La gente, giustamente, da un certo dal proprio lato, il torto in teoria non ne ha. In pratica, poi magari, come dice le cose, anche se non te le dice al massimo della sincerità, già io intendo che sta rimproverando te, sta rimproverando me, sta rimproverando il singolo consigliere, e io sinceramente non ne posso più, perché le nostre armi in questo momento non sono due guantoni, perché non facciamo pugilato, non sono noi delle scarpette né dei guanti, perché non siamo né giocatori né calciatori, le nostre armi sono carta e penna, il consiglio, le telefonate, il parlare con chi è il fulcro e chi è da filtro con le aziende, con chi è poi l'operaio X che va a risolvere la situazione. E in questo momento queste armi, noi, per noi, scusatemi, ditemi se sbaglio oppure no, è come se non le avessimo, non sono armi che non esistono. Quindi mi sono sinceramente stancato. Mercoledì, se già mi dite di sì, anche di ricordo, ho detto il consigliere Cardella perché so che è motorizzato. Poi dico, io alle 11 sono davanti alla polizia da tavolo, punto. Tranne imprevisti troppo seri. Ripeto, ok per me. Oh, poi chi si vuole aggiungere si aggiunge, che io non ce la faccio più. Consigliere Marchese, che giusto è, io mi vado a sedere là, mi devono dare una, lei che è pure bello tosto, mi vado a sedere là, anzi Presidente, se si guarda nel video, io non ce la faccio più. Se lei mi vado a sedere là, vuole, e mi devono dare qualche posto. A costo che mi fanno una denuncia, chiama non lo so, io non mi muovo da lì, se loro non mi diano una spiegazione, no, e non mi dicono sinceramente, quando pure dice fra due mesi, ma fra due mesi ti devono presentare, Presidente, perché non ne posso più. Posso dire una cosa? Sì, potete parlare pure tutti, anzi poi scrivete, scusa. Andiamo a fare il consiglio, andiamo a fare il consiglio a casa natura. A casa natura non ce ne va, in questo momento ce lo diciamo, noi siamo qui a casa natura, questi signori non vogliono farci la potatura, non mi vado a sedere là, mi riprendo pure mentre sono là, e casomai mi denunziano, chiamano la Digos, dico io sempre bonariamente. L'importante è che io non devo uscire da lì, se loro non mi dicono e non risolvono, non ce la faccio più, ragazzi. È diventato una cosa che io non posso, come io, come voi, litigare con la gente, e non litighiamo con la gente perché da un lato siamo brave persone noi e brave persone la gente, però l'esasperazione poi ci porta magari anche con questi caspita di messaggi, ci porta magari a dire o trovarci in quel momento in un periodo X del nostro vivere, e ci porta poi anche il solo tono della voce che usa la gente nei nostri riguardi o noi nella risposta, e a me queste cose non piacciono, perché so quanto puri siamo, so quante brave persone siamo nel nostro io, togliendo la politica, e sinceramente Bill, così, fino a sto punto, per chi non fa funzionare quello che dovrebbe funzionare da sé, perché le tasse le paghiamo tutti, quindi dovrebbe funzionare da sé come funziona oggi nel 3486 in tutto il mondo, credo, in tutto il mondo, tranne meschini nelle situazioni che hanno un po', sono ancora indietro con i tempi. Dico, ma penso che se passiamo, forse non più neanche il nord, già se cominciamo a passare forse lo stretto, già le cose funzionano meglio. Quindi dico, perché io non riesco, se mi faccio un giro a casa al Pustarlengo non trovo un albero che sta strisciando a terra, e non solo, e che con le radici distrugge tutti i marciapiedi, dico, oltre che ho quella principale che non striscia a terra. Se passi in Ovara, dico io, tutto su, a prescindere lo schifo che fa certa gente, perché la gente si ci mette pure, io non vedo tutta questa immondizia, quindi non è che dobbiamo andare in un altro paese, dobbiamo rimanere sempre nell'Italia. Io vedo che il consigliere Tusa, sì certo vicepresidente, per smorzare un attimino, volevo complimentarmi col consigliere Tusa che sta facendo consiglio, non lo so, con del tappa, non ne so, in cielo si vede solo cielo, vabbè, complimenti, non lo so, in aereo o parapendio, stai attento. Una parentesi, prego vicepresidente. Sì, grazie. Giorni fa, se non ieri o l'altro ieri, sui media c'era su Facebook tutta questa cosa, sui network c'era un post del consigliere comunale Caracausi dove ringraziava la dottoressa Calì
per la sua buona volontà di andare a pulire lì la sporcizia che aveva lasciato accanto a Renato, se non sbaglio. Se io sto dicendo qualcosa che non... Io non le leggo più Facebook. Io li leggo, Presidente. Li vedo, li seguo. Bene. Ora, questo che cosa significa? Che cosa vuol dire questo? C'era scritto, grazie ad una mia richiesta a RAP, una nota fatta a RAP, ringrazio la dottoressa Calì per aversi per aver ottemperato a questa mia nota e andare a pulire immediatamente. Ora dico io, tutte le note, l'altro giorno abbiamo avuto una discussione, tutte le note che facciamo noi, e io qua davanti ne ho qualche 12 queste della RAP, nessuna di esse è vasa. Avevo chiesto e pregato la dottoressa Calia e il presidente, che siamo in piena stagione, siamo ad agosto, in piena stagione estiva, dove fine settimana eravamo pure, perché io avevo detto che di tutto e di più lungo la costa sud, qui a Romagnolo, di cestini, di spazzature, però se ne sono fregati altamente. Allora il mio ragionamento era giusto, qua bisogna che la dottoressa Calì riceva una telefonata o dal consigliere comunale o dal sindaco Orlando o da qualche assessore, e corrono subito i signori, perché devono fare bella figura con i grossi, diciamo così, mentre con la circoscrizione li lasciano lì morire abbandonati, quello che vogliono fare fanno, possono mandare tutte le note che vogliono, non ce ne fotto un cazzo, non faremo mai niente di tutto quello che arriva. È sbagliato, io ripeto, lo dico di nuovo, io non posso, che sbagliato. Io non posso alzare il telefono e inginocchiarmi alla dottoressa Calì che vado a fare questo servizio, perché è una cosa che deve fare di dovere. Per cui sta cosa che io da inginocchiarmi lì dalla dottoressa non lo farò mai, ed è, continuiamo ad essere sbagliato. Clientelismo, assistenzialismo, è tutto quello che c'è. È un'amministrazione, è un'amministrazione errata completamente. Loro si devono attenere a tutto quello che c'è, devono programmare e fare tutto quello che c'è da fare, senza bisogno, e se arriva la nota, andare a verificare loro stessi in che situazione è il sito, e subito in tutti i casi intervenire. No che interviene con il consigliere comunale, che io voglio tanto bene, mio fratello Paolo Caracausi, per carità, ben per lui che subito gli fa fare quello che ha richiesto, ben per lui, per carità, però vedo come funzionano tutte queste cose, ed è sbagliato, lo ripeto di nuovo e lo denuncio di nuovo, è sbagliato. Io prenderei la dottoressa Calia, la toglierei dal suo posto. Non è buono per essere... Ma non è solo quello, però, non è proprio... A me dispiace, perché lui... In molte cose che funziona così. Io ho mandato le note, non fanno niente, sta dottoressa Calia, per me è sbagliato in questo posto. Si deve togliere, perché bisogna programmare tutto. Non lo condivido, Presidente. E non lo condividerò mai. E non pregherò mai nessuno, ripeto di nuovo. Vabbè, solo questo, la cosa mi fa imbestialire. Niente, per chiudere l'argomento, dico, a testimonianza ce l'abbiamo noi pure in consiglio. E alla fine, per chiudere tutto, sempre i ragazzi del reddito di cittadinanza sono andati a pulire tutto. Sempre i ragazzi del reddito, che hanno un'arma in più per poter fare i PUC, non la fanno questi signori che dovrebbero farla, che non capisco, secondo me è un tubo. Proprio non capisco un cazzo. Dicendo quello che stai dicendo, c'è qualcuno che ti ascolta e magari può pensare che magari lo pensa che lo fai a favore, per chi di cittadinanza sa che promesse il consiglio gli fa. Non è quello. No, quindi assolutamente. Non è per quello. Chi ci ascolta, che ascoltasse bene, perché queste cose che noi diciamo, lo diciamo perché in realtà dei fatti. Che vediamo che l'amministrazione magari in certe cose più di certe non funziona, e di picciotti che poi alla fine non glieli porta nessuno, perché comunque di concreto non hanno nulla e nessuno gli ha montato la testa mai dal primo assolutamente. Con la buona volontà vanno ad ottemperare a situazioni che l'amministrazione non riesce, anzi ne dico un'altra e chiudo l'argomento, e poi ripeto, scrivetevi a parlare se volete intervenire, non solo per queste cose, anche in altre. Abbiamo avuto la prova noi, perché io nel gruppo, il nostro consigliere, dico, al di là se poi c'è chi pensa che sia sbagliato o no, al di là se c'è chi pensa che può essere bravissimo, può essere scimunito che lo va a fare, il nostro consigliere si va a fare con la sua manualità la potatura dell'albero dove non si vede il vecchio, e se va a tincichiccio,
che ben venga, dico io, questo lo apprezzo infinitamente, è una cosa che a lui fa pure onore, ma lo fa per politica, lo fa col cuore, la gente può pensare qualsiasi cosa, ma a dimostrazione quello che succede, vuoi con il consigliere che manualmente va a lui, vuoi dove certe cose rimangono poste in quella situazione per mesi, vuoi poi dove vanno invece di andare a pulire X, va a pulire il ragazzo del reddito, come ora in municipio ci sono due volontari che stanno togliendo l'erba dai cercini davanti al municipio, la foto che esprime veramente quello che è la validità di una circoscrizione mi è arrivata la settimana scorsa, e questi ragazzi, Benedetti Picciotti, oggi stanno andando a pulire loro con richiesta fatta 15-20 giorni fa. Dico, stiamo parlando di una serie. Non è che dice a Pazzo delle Acque, di cui c'è un po' pure il banchetto che la vanno a levare. Comunque sia, dico, tutto questo che avviene, il consigliere che pulisce, dove non puliscono mai, dove vanno i ragazzi col reddito, dove magari su fa signora Concettina davanti a casa, questo va a testimoniare che molte cose non funzionano. E quando io in molti consigli e molte volte ho detto che speriamo questo, vedo solo ed esclusivamente che stiamo andando indietro, ma non come un gambero che va indietro, ma piano piano stiamo andando indietro a velocità abbastanza sostenuta. Poi ovviamente può servire come appello, può servire a niente quello che sto dicendo, io invito pure la gente a non gettare nulla, cominciandoci dal pezzettino di carta, cominciandoci dalla lattina, picciottette, prendeteli l'orecchio, glielo tirate più di una volta, quando mangiano un pezzo di rotisseria non devono buttare niente, per finire con i rifiuti ingombranti, perché ogni qualvolta si parla dei rifiuti ingombranti è torto non ne do io a chi menziona i paesi adiacenti, limitrofi, va bene, ma una buona parte, forse più di quella dei paesi vicini, dei rifiuti ingombranti che ci troviamo nella città è il palermitano stesso, e non è più possibile, non è possibile, è inaccettabile una situazione del genere, perché oltre ad inquinamento ecologico, ambientale, si crea uno scempio visivo di tutto e di più, sotto i rifiuti ingombranti si vanno a creare cani di topi, cose, animali di tutti i tipi, se i rifiuti ingombranti come poi offiscano strade o comunque nell'aumento vanno ad intasare le portoni o persiane di gente che ci vive, è una cosa, io non so come faccia un individuo del genere, che idea si possa fare e che mentalità contorta può avere un individuo del genere quando crea queste situazioni. Non lo so, ragazzi, io non so più. Questo è un miracolo, ma i miracoli, la parola stessa lo dice. Miracoli non succedono sempre. Quindi non lo so. Andiamo avanti, ragazzi, ripeto, scrivete chi vuole intervenire. È arrivato l'invito della sesta commissione. No, consigliere Tusa, mi sono informato. Niente, al signor Dragotto non è arrivato niente. Io ho appena preso le credenziali. Se è arrivato a nome mio soltanto, ma credo sia la sesta commissione. Ora vi spiego pure a voi. La sesta commissione, come tutte le altre, a prescindere se mandano l'invito a me, avrebbero mandato l'invito alla circoscrizione. Non è arrivato nulla. Non so se oggi ci vanno, se comunque era confermato o non era confermato. Il consigliere Tusa si riferisce ad un invito che ad oggi io non ho visto e non so comunque se poi è certo che oggi si fossero recati sul luogo da parte della sesta commissione per andare a verificare le condizioni di stato e quello che possono essere i problemi o le positività o le negatività del mercatino, della nuova ubicazione del mercatino del lunedì presso la nostra circoscrizione, che come sappiamo è passata in via di Vittorio. Quindi ad oggi non ho ricevuto nulla, non so in questo momento se vi si recano sul posto, dico poi comunque farò una telefonatina, a prescindere se noi siamo presenti o no, io spero che quello che possa essere o quantomeno aggiustato, dico che venga fatto, d'altronde dico negli anni ci siamo battuti sin dalla consigliatura passata con il nostro amico presidente che c'era allora, abbiamo cominciato questa guerra, una guerra che finalmente un paio di mesi fa abbiamo ottenuto con lo spostamento del mercatino, che sappiamo i fastidi che dava dove si trovava prima,
Ovviamente dove è stato ubicato ora c'è sempre qualcosina che non funziona. Credo comunque che si possa fare insieme all'amministrazione, tutti noi, e ripeto, è sempre il cittadino, perché il cittadino deve metterci tanto del suo. Speriamo che queste piccole cose che non funzionano sulla nuova ubicazione vengano ripristinate al più presto, soprattutto il non posizionamento di alcuni lavoratori mercatari nella strada che permette l'entrata e l'uscita alla scuola di Vittorio. Vediamo se avrò altre notizie in merito a questo incontro, ovviamente ve lo farò sapere. Vi ripeto, ragazzi, iscrivetevi a parlare chi vuole intervenire. Il consigliere Guadesi ci viene in ridere, non capisco perché. Sono prenotato e lei non legge, presidente. No, non la vedo, consigliere Guadesi. Lo so. No, non l'ho visto, forse addirittura lei aveva scritto già prima che... No, no, prego, inizio. Ah, mi prenoto qua, e poi tu, no, non l'avevo letto. Grazie, presidente, grazie. Andiamo avanti. Ben ritrovato. No, non l'avevo letto, vero, mi era sfuggito. Grazie, presidente, ben ritrovato a tutti. Chi più chi meno non si è mai fermato un attimo, anche se siamo stati in ferie 2 settimane, ma una settimana l'ho trascorsa ininterrottamente a lavorare per il territorio della seconda circoscrizione, mettendo sempre post sul mio profilo Facebook, così da dare la possibilità a qualche sciacallo di, dopo 2 giorni, dire grazie a me, ringrazio la raga lì, ringrazio questo, ringrazio quello, dico io penso che qualcuno, non è che si dovrebbe solo vergognare, si deve scappare dalla Sicilia, perché quando uno dice questo l'ho fatto io, quello l'ho fatto io, e ho fatto senza i fondi per Tizio, per Caio, e Sempione, ma io poi alla fine vado a fare anche delle ricerche, perché mi sembra essere aggiornato, presidente. Dico, per tutto quello che ho letto in una lettera che mi è pervenuta, cioè noi presidente, l'avevo invitata tempo fa a fare una nota, così chi mi sente non c'è bisogno di rapportarlo, perché ormai, dico, ha ben chiaro, lei è un personaggio, dicono che sia politico, per me è solo proprio una barzelletta, che si va a guardare, almeno si passa il tempo a guardare i nostri consigli, così da rendersi conto come lavorano quasi tutti, dico quasi tutti perché non siamo tutti che lavoriamo alla stessa maniera, che c'è chi lavora di più, c'è chi lavora di meno, ma poco importa, ognuno, dico, lavora come intende proprio, o il suo comportamento. Però, consigliere Guadesi, però mi permetto un attimo, non tanto per lei, perché quello che sta dicendo mi ha fatto venire mi ha dato un pensiero da dire immediatamente. Non facciamoci però troppo sul singolo consigliere, comunque se dobbiamo comunque prima di tutto attaccare chi deve essere attaccato. No, dobbiamo cominciare da qua. Nessuno, non funziona. Specialmente che magari non si trovano in consiglio. Parliamo comunque. Il mio non è un attacco, presidente, perché ormai dico, al posto, io ho smesso di leggere libri di barzellette, dico, guarda alcune commissioni, dico, mi dispiace, presidente, perché come fanno su di me che vanno a controllare, c'è un personaggio 20 volte al giorno a guardare quello che io faccio per cercare di prendersi merito e il domani fare le stesse note, ma note no, perché dico sempre, poi esce l'articolo, perché hanno la possibilità, come diceva il vicepresidente, che hanno la possibilità di fare uscire l'articolo, e ringraziando sui media, noi non lo possiamo fare perché a noi ormai ci hanno esclusi, e quindi dico io, se io ringrazio di sé, che quando siamo stati io, per esempio, dico dico, su bandito ho fatto togliere munizioni e tutte cose, perché mi aveva contattato una signora pubblicamente, ho messo l'indomani quando è stato tolto, esce con un articolo, sono stato io, ringrazio, mi sono messa a ridere perché l'hanno fatto gli altri. Tra le altre cose, apro un'altra parentesi, presidente, dico, mentre in vacanza ho avuto modo di poter parlare con 11 persone di una zona dove mi dicevano, mica, ma tu devi chiedersi i meriti della tabella che mi smocca in via bandita. Se non mi sono preso i meriti, io non ho preso meriti, cioè perché fu di seccare, andai a cercare il video, ho fatto vedere, ma veramente sono stato a comprare lì, che si sono messi a dire, ci si guarda, ci si scrivete pure nei vostri libri di barzelletta, perché ci si c'è chi ama giustamente ingannare i cittadini a cose fatte dopo 6 mesi, 8 mesi, un anno, convinti che ormai ognuno abbia dimenticato, ma le prove rimangono sempre sfide. Comunque, chi è nato per far ridere continua a far ridere. Presidente, dico, ho ricevuto una lettera dove che io chiedevo, insieme a diversi consiglieri, chiedevamo di fare parte di una lettera di disappunto, ma io l'altro giorno leggo
leggo una, cioè una, non è mai partita la nota di disappunto, ma riceviamo la lettera come se giustamente dice: aspetta, io meglio anticipare, sia meglio prevenire che curare, si suol dire. Quindi manda una lettera mettendo in quella nota tutto quello che è stato fatto. Quindi, presidente, ma veramente bravo. Non ho capito chi l'ha mandata sta lettera. Io ricevo una lettera della terza commissione. Della terza commissione. Cioè, ma come la lettera di disappunto? Paolo Caracalsi, consigliere comunale. La lettera di disappunto. Abbiamo ricevuto la risposta senza che mai fosse partita la lettera. Dico, ma come funziona? Dico, forse, ma comunque, non è importante. Vado a leggere tutto quello che dice la lettera, a prescindere, ripeto, dal fatto della sesta commissione, dal consigliere Caracalsi, che per ora viene tirata in causa lui, ma non c'entra nulla. Anzi, che ben venga, se lui il lavoro che fa, i risultati che ottiene, io sono felicissimo, è comunque una persona che stimo. Il problema alla lettera di disappunto era per tutto quello che non funziona dall'amministrazione in generale, no? Dalle commissioni. Ma siccome ci ascoltano e se lo vanno a vedere, ma in questo momento la lettera di disappunto serve a poco. Quello che abbiamo da dire lo diciamo tanto, ripeto, non prendiamo in causa una singola persona, dobbiamo partire dall'alto. C'è tanto che non funziona. Siamo venuti a conoscere. Lo dimostrerò quello che farà il presidente, forse dimenticherà pure di essere un presidente, quando noi andremo a Villa Giardini, perché non ne posso più. Non ne posso più, le pene di quello che non funziona. Perché nessuno, scusi, consigliere Guarelli, nessuno di coloro che si trovano alle amministrazioni e quindi non hanno il lato politico della situazione, nessuno si mette nei panni di un presidente, di un consigliere Orilia, di un consigliere Vattelapesca, di un vicepresidente, non si mette nessuno nei panni nostri e di quello che può essere noi con la gente. Come è successo in via Tirassegno, e sapete benissimo, consigliere Guarelli, tu sai benissimo che lavora all'acquedotto, tutte le diatribe, tutte le camurrie che ci sono per quel famoso spurgo che si deve allacciare la pompa, hanno bloccato la strada. C'è andata la Digos, mi hanno tempestato di telefonate, ma che ben venga, c'è stato pure qualche disguido, si è un pochettino temperata a questo. Lo spurgo, non lo spurgo, l'AMAP gli dice il COIM deve venire a mettere la pompa, non vuole fare il lavoro. Dico, picciotti, c'è un macello ad oggi, ma non un macello perché io devo incolpare per forza chi sta governando la nostra città, ma non è tanto una colpa, è una mia delusione, perché ad oggi nel 3496 è impossibile che una città come la nostra, rispetto a città di altre della nazione stessa o di altre nazioni, rispetto a tutto quello che vive il mondo, tutto quello che il mondo vive, è impossibile che ci ritroviamo in una situazione del genere. A questo punto meglio che non avessimo niente, pane e acqua, almeno lo sappiamo che abbiamo pane e acqua e dobbiamo andare avanti di quello, ma quando sappiamo che abbiamo il carrello per poter permettere all'operaio Savo e all'operaio Greco di rapputare 4 alberi, però ti dicono che il carrello ne hanno uno, ma questo un po' mi fa pensare, perché poi se passo io da sotto casa di qualcuno in altre zone della città, magari l'albero potato io lo vedo, i miei non vengono potati mai, e io sinceramente non ce la faccio più. E complimenti nuovamente al consigliere Tusa, che sta ancora volando. Consigliere Guare, secondo te? Presidente, quindi io dico, io prendo il discorso, perché io, guardi, dico, per non cadere in qualcosa che non va a dire senza conoscere alcune situazioni, dico, io come fanno certuni, mi andai un attimino a guardare tutto quello che è stato scritto in quella nota e tutti quei finanziamenti che ha fatto arrivare. Devo dire che sono, per me, per quello che ho letto, sono solo bugie, perché se parliamo del parco libero grasso, 11 milioni e mezzo stanziati ai fondi FESER, qui se ne è occupato in maniera ufficiale l'assessore Cordaro della regione con l'assessore Marino, per avere questo finanziamento, che sono tutte iter seguiti da Piero Bonni per evitare, ecco, che si fermassero questi fondi. Quindi quando io vado a scrivere, io mi sono interessato, per me è una bugia, perché leggo sui social che non c'è più niente lei. Quando parliamo di film
reto, sai che sempre grazie ai fondi FESER il progetto seguito alla giunta comunale, non penso che ci azzecca niente a qualche consigliere comunale, i 5.612.000 euro stanziati. Dico, quindi dico, mi metto con te a ridere. Poi quando parliamo di Porticciolo, sappiamo tutti l'iter che abbiamo seguito in passato, nel presente e si farà anche nel futuro, anche portato avanti a 5 Stelle in piena campagna elettorale. Poi no, non lo faccia come una guerra personale con quella persona. Io so dire, queste sono state fatte, parliamo di quello che non è stato fatto. È un discorso, una logica. Ah, cioè, è perfetto, vabbè, devi arrivare a dunque. Discorso. Va bene. Tutti che abbiamo seguito in primis e poi c'è gente quasi a cose fatte si presenta, minchia, ma poi si arenano. Ma allora, perché siccome già questa lettera ma ci porta sfortuna qualcuno, è meglio che non si presenti. Abbiamo parlato di Bretella, abbiamo fatto le guerre a Bretella, io ho scritto per il prefetto della Bretella come tutti voi, in particolare quando si pensava che stessero partendo, mi sento a dire ci siamo riuniti e si bloccano i giavacchi, ma state a casa una poco, forse portate scarogne. Dico, e tante altre cose, Presidente, che mi vengono a dire, perché in questa maniera la circoscrizione non fa più niente, perché ora facciamo lo parliamo, e c'è Savoca, mi guardi in faccia perché ci viene a ridere, ha fatto mille note. E chi glielo dice che la dottoressa Laracalì non ha dato corso a quanto di seguito portato avanti a lui e poi Geppe Guessi si va a pigliare in mezzo a fornisce elettrico non giornale. Dico, dove sono le note di questi consiglieri? Andiamo a guardare, Presidente, pure tutte le mozioni fatte dai consiglieri comunali. 48 lavorano. Presidente, 48 lavorano. Uno non è pervenuto perché non parla mai, ma l'altro scrive fandone, fa bugie. Per me sono tutte bugie quelle che scrive o cerca di prendersi meglio. Io non faccio il nome né il cognome, Presidente, dico, ma dico il dato di fatto. Comunque, tenendo questa discussione, che a me mi sta bene che ci sia una consiglio comunale che la fanno il lavoro nostro, che la vanno a Monnizza, che scrivono per chi manca la, però a cosa fatte, Presidente, attenzione, perché c'è Savo che ha fatto mille note per quella, per quel, io non l'ho fatto per quel tratto perché so benissimo che il vicepresidente, come altri consiglieri, hanno fatto richiesta per fare togliere la munizia che c'era sul poco fa mi sono sentito non sono intervento perché cose fatte assurde che vado a risollecitare cose già fatte dai noi consiglieri. Però c'è gente che ha cose fatte si piglia i merdi. Comunque si va a... Io non faccio né nome né cognome. Se qualcuno è presente punciuto, vado a scrivere sempre nei posti che io faccio fare le cose. No selfie, solo fatti, ma fatti da chi fa i selfie. Perché chi fa i selfie fa la nota, poi mette in esecuzione i lavori. Quindi non è selfie. Siccome no selfie si riferisce a me, e io scriverò da ora in poi, no pagliaccio. Selfie sì, no pagliaccio. In tutte le note, già sono partite ieri 6 note di domenica, scritto sì selfie, no pagliacci. A poche parole, a buon intendito, poche parole. Presidente, chiudendo questa discussione, che mi fa piacere che ci siano consiglieri comunali che lavorano per la seconda circoscrizione, però dico, dovrebbero dimostrare pure, mettere in rete le note che fanno. No, io ho fatto la telefonata perché allora, Presidente, come dice il nostro caro vicepresidente, ma come funziona? Dico, appena mi chiediamo le direttive, ma come funziona? Dico, mi sa che ci sia qualcosa, come dice lei, Presidente, che non funziona più. Dico, noi facciamo le guerre su tutte cose e poi gli altri si prendono i meriti, Presidente. Dico, attenzione, dico, Iam, invece noi dobbiamo, lei deve battere il pugno perché su tutte le note che facciamo ancora una volta deve richiedere, come già succedeva in passato, le risposte delle cose fatte. Forse non mi sono spiegato bene. Sì. Io da comincio mercoledì mi vado a sedere sui posti. Deve, come ha detto lì, a costo di chiamare il giornale. Dice, ma è in ferie il direttore Cartella di quel settore. Ma l'operaio, sono gli quelli che aprono e chiudono. Mi metto con a tutti. Per come ha detto lei, Presidente, ribatte il punto. È inutile che scrivo e gli dico che mi devono rispondere, gli scrivo se manco mi rispondono alle prime richieste. Perciò ho finito di scrivere. Mi dispiace che abbiamo, anzi, sono felice e contento. Prima che la testa funzioni ancora, sono felice e contento che la testa funzioni e che abbiamo un ruolo. Perché se non avessi avuto questo ruolo e avessi stato uno scapestato, magari potevo agire sbagliando in altri mondi. Siccome ho un ruolo, non sono scapestato e la testa funziona, faccio come quelli che fanno lo sciopero, faccio come quelli che lo sciopero della fame, chi si va a incatenare in un pozzo, ci andrò così, perché non ne posso più. È inutile che scriviamo e manco rispondono, facciamo e diciamo e manco rispondono e scrivo di nuovo. Ci andiamo a sedere lì, punto. Nei posti, se abbiamo la forza, la volontà prima e poi la forza, perché poi può succedere
ripeto, ognuno di noi, la gente giustamente, non essendo in noi, non vive tutto quello che facciamo e tutto quello che può accadere nella vita personale di qualsiasi consigliere. Perché magari la gente pensa che domani il consigliere Marchese deve andare a sbrigare una... Un umano consigliere Marchese facendo corna di qualche una fesseria buca col motorino. A due minuti si trova la macchina che ce l'ha la moglie. Magari non ci può andare. Che anche noi siamo fatti di carne. Dico, possiamo avere le nostre camurrie. Giusto, vero? Dico, fino a quando avremo la volontà e la forza, la volontà ci sta, e la forza è la possibilità delle cose affrontarle. Da oggi, secondo me, dobbiamo cambiare modo, perché non è più possibile. C'è il lockdown, c'è che non facciamo e non possiamo più vederci come prima, e c'è che non rispondono mai, e ancora che scriviamo a fare. La luce, avevo un anno che combattiamo la luce, invece scrivi, rimandiamo le cose e le vie tutte insieme, cioè le vie vanno aumentando. Ma com'è possibile il suo fatto? Io non lo so. No. Dico, la zona industriale, ne abbiamo avuto prova. A luglio, a giugno, quando dovevano cominciare i lavori? Siamo al 24 agosto. Cioè, manco più gli scavi. Gli scavi sono di nuovo otturati, quelli che si pensava che servissero a ripristinare le luci. Lo scavo è di nuovo otturato. Luce ancora non ce n'è. Allora, Presidente, continuo io un attimo. Chiudendo questo libro di barzellette, perché per me qualcuno ormai è un libro di barzellette, perché per me è solo pagliaccio, punto e basta. Dico, non faccio né nome né cognome, usa sempre se incidente. Dico, mi dispiace, Presidente, perché dico, non si può prendersi meriti dei consiglieri che lavorano, a noi non arrivano neanche note di risposte come è scritta al Vicepresidente, e poi altri scrivono che sono stati loro. Presidente, dovrebbero dimostrare le note che hanno fatto, perché la telefonata, ho fatto la telefonata, come dice il vicepresidente, dico, fa pensare male. Comunque, Presidente, chiude questa cosa, torniamo noi ai nostri lavori, a ciò che ci è stato fatto. Presidente, dopo tre esposti fatta a sostenere il prefetto, milioni di note e sit-in con i cittadini, finalmente, dico, la RAP che aveva già preannunciato, che aveva noleggiato le telecamere, una è stata installata in via Galletti. Finalmente abbiamo un telecontrollo. Presidente, però cosa succede? Perché io l'ho pubblicizzato, ho avvisato tutti con il video, ringraziando finalmente, attenzione, perché dico, qua bisogna ringraziare, perché sappiamo benissimo il lavoro che è stato fatto da tutti. Dico, ringrazio, però cosa succede la stessa giornata, Presidente? Che questi sciacalli, vedendo la telecamera, mettevano i sacchi di immondizia proprio a scendere dietro la telecamera, quindi creando il disagio fino ad arrivare al ponte di via Pomar. Ho immediatamente informato sindaco, vice sindaco, presidente alla RAP e l'assessore Marino, che continuando a fare intervenire immediatamente, almeno per qualche settimana, H24, un controllo della polizia municipale, perché dico, continuare ad essere presi in giro da quattro sciacalli non è possibile. Una città come Palermo non si può permettere di essere presa in giro da quattro sciacalli che amano degradare, come il classico film di Golia contro Davide. Dico che sappiamo benissimo la storia come è andata, però Presidente, devo dire che dopo la mia ennesima, ecco, nota di amarezza, diciamo una denuncia inviata agli organi competenti, perché non era possibile gridare vittoria e per poi immediatamente essere nuovamente ecco, presi in giro. Dico, sono partite subito delle riunioni in prefettura, perché stanno controllando in maniera, mi auguro, H24, laddove si formano tutte le discariche abusive, contro questi disonesti che giornalmente la notte buttano di tutto e di più. E devo dire che dalle foto che hanno già pubblicato, un bel po' di questi personaggi sono stati beccati. Presidente, devo anche dire che dopo la mia ennesima denuncia, dopo l'installazione della telecamera, le cose sono cambiate, perché ormai è da quattro giorni che tutto quell'ammasso di spazzatura che c'è su via Galletti non c'è più. La postazione che viene ripulita due volte al giorno, devo dire che si è mantenuta. Forse perché sono stati beccati, sono state fatte centinaia di multe, perché magari non c'è solo una telecamera, l'altra si è
scossa per beccare chi pensava di prendere in giro un'amministrazione comunale come Palermo, e quindi dico, mi auguro che anche in altri posti possano o quantomeno far fare il giro delle catacalle per cercare di sconfiggere una volta e per sempre questo dannato fenomeno di maleducazione di gentaglia che ama degradare la città di Palermo e questo sciagallaggio. Presidente, al momento mi fermo qua, la ringrazio per avermi dato la parola. Il mio sfogo, Presidente, non è uno sfogo contro qualcuno, è uno sfogo per difendere i consiglieri della seconda circoscrizione che giornalmente lavorano H24 come lei, Presidente, per cercare di fare dare la, i giusti e i doverosi servizi che ci spettano. Quindi mi dispiace quando qualcuno ha cose fatte nostre si va a prendere i meriti. Grazie Guaresi. E come ha potuto notare, nessun consigliere mi ha detto nulla e il Presidente l'ha fatta parlare 18 minuti e 48 secondi. Ha visto? No, anche perché mi ha interrotto 3 minuti. Neanche 10 minuti abbiamo ormai teniamo più in considerazione. Basta che la si sta zitto un parecchio, giusto? Alla grande, vero, vicepresidente? Ricci, ci sta, andiamo avanti, dai, consigliere Tusa, prego. Ha parlato più di Salvini. Allora, buongiorno, buongiorno. Il consigliere Marchesi consigliere Tusa. Il consigliere Marchesi si è troppo silenzioso. Ma che è successo? Lo vedo col broncio. Ogni tanto magari è arrabbiato, non so di quello che ha detto. È un cartello messo. C'è qualcosa che bolle in pentola, secondo me, vero? Manco si scrive a parlare. Presidente, io già ho preso i miei impegni per iniziare le guerre alla seconda. Perché il consigliere Marchese, ora che ci penso, ha ricevuto pure una telefonata, un messaggio di negazione su quello che lui diceva in merito alla circoscrizione, mandava su WhatsApp, è stato stoppato dicendo che su WhatsApp non deve mandare più nulla, solo richieste, vero consigliere Marchese? Presidente, Le richieste, Presidente, oltre su WhatsApp ci sono sempre per iscritto, perché non voglio stavolcare nessuno. Perché le dico al vicepresidente, sappi che anche il sottoscritto ha delle problematiche, come un po' tutti. Quindi le mandava lei su WhatsApp per accelerare i tempi, tutto qua. Ma ci sono sempre le note dietro, Presidente. Lo so, continua, manteniamo di nuovo l'ordine, rientriamo in noi. Consigliere Tusa, mi scuso per averla interrotta, ma ogni tanto ci sta una parentesi di sorriso. Certo. Andiamo avanti. E per drammatizzare posso dire, Presidente, non sono nell'Aliante o chissà che, si vede lo sfondo del cielo, proprio perché c'è caldo dentro, l'aria condizionata mi dà fastidio e ho preferito mettermi fuori. Quindi lei sta nei piani alti. Un movimento. E a proposito delle telecamere, in via Galletti, la fotocamera, dico finalmente, è una battaglia che continuamente noi. Io ricordo che quando mi sono insediato ho fatto subito una mozione in tal senso, fototrappole, centri comuni di raccolta, insomma adagio stiamo arrivando, ma siamo ben lontani da una città pulita, organizzata, sappiamo tutti in quale città viviamo. A proposito di questo, io sarò meno prolisso del consigliere Guaresi e cercherò di capire, Presidente, fare il punto della situazione. Eravamo arrivati che prima della chiusura c'erano dei sopralluoghi operativi che dovevamo effettuare ed erano uno con l'assessore allo sport Petralia sulla possibilità delle palestre, andare a fare i sopralluoghi nelle palestre, andare a vedere... l'anno scorso con l'assessore sta sbagliando anno, forse lei. L'anno scorso l'abbiamo avuto noi il consiglio con l'assessore. O no? O sbaglio io? Mi pare che sia stato a maggio, come mi veniva detta una giornata. No. Allora sbaglio io, perché vabbè, continuiamo.
No, l'assessore allo sport l'abbiamo invitato, adesso non ricordo, ma un paio di mesi fa, non tantissimo. Il nuovo assessore. Io sono a Natale. ecco. Quindi se ci sono novità in merito, ma penso non ci siano, però eventualmente sollecitiamo la nota. Poi c'era com'è finita con la lista degli impianti di illuminazione pubblica, per cui il presidente dell'AMG ha chiesto a noi quali fossero. È arrivata adesso la risposta, ve l'ho inviata, presidente. Perfetto, dottor Salota, in questo momento è arrivata prima di Ferragosto. Ok, bene, allora ora la leggeremo con attenzione. 30 secondi, casomai col vicepresidente, che ho bisogno di prendere un po' d'acqua. Continui però, che tanto l'ascolto, la sento. Sì, poi c'è l'assessore Mattina, un invito all'assessore Mattina per spiegarci a che punto è la situazione dei PUC e quindi per i lavori di pubblica utilità per il percetto del reddito di cittadinanza. Mi sa che siamo un po' lentucci, già dovevano essere operativi a luglio, ma non sappiamo notizie in merito precise. Quindi avevamo pensato, anzi il vicepresidente aveva pensato anche tutti insieme, per invitarlo e avere delle risposte in merito. E poi abbiamo detto di mandare l'invito, tu sa. Ok, quindi adesso in ferie, abbiamo detto di invitare l'assessore Mattina per darci chiarimenti. Bene, abbiamo quindi ancora non abbiamo risposta di questo, giusto? No, non abbiamo nessuna risposta. Ok, e poi c'era, se non ricordo male, nell'ultimo diciamo riunione in videoconferenza che c'era il presidente Norata della RAP, la dottoressa Calì, su nostre pressioni, su una situazione assurda che c'è in circoscrizione per quanto riguarda la pulizia delle strade, la dottoressa Calì si era in qualche modo resa disponibile a fare dei sopralluoghi tutti assieme per le vie. Se c'erano novità in merito, se insomma, potevamo muovere in tal senso. Ho finito, caro presidente. Grazie consigliere Tusa. Io a me è sfuggita qualcosa perché ero andato a prendere un po' d'acqua, quindi vicepresidente penso che l'abbia ascoltato. Sì, l'ho ascoltato, la dottoressa Caliga ha preso impegni con noi per andare a guardare la situazione delle strade della seconda circoscrizione. Sono arrivato io all'assessore Mattina. Mattina l'avevamo chiesto l'invito, presidente. Sì. Io che ci andassimo in ferie, perché ancora l'amministrazione comunale non attiva questi benedetti PUC, che ci sono 20.000 unità forze lavorative a disposizione della città di Palermo a costo zero. Quindi Mattina non l'avevo preso in considerazione. Non lo capisco. Quindi Mattina l'assessore lì. Poi aveva detto l'assessore Petralia che non abbiamo notizie, dopo Mattina l'AMG, ma c'è una risposta. Sì, l'AMG c'è una risposta, perfetto, sì. E poi a prescindere da quello che lei ha menzionato, gli inviti si faranno, ripartiranno e li faremo sempre e comunque per tutti, perché con la videoconferenza penso che di 5-10 minuti e possano accedere. E rifarò l'invito all'assessore Marino e al vice sindaco, visto che l'ultima volta, che secondo me era importante la loro presenza, per via di uno di un'altra non sono potuti essere con noi in consiglio, quindi rifaremo l'invito. Gli uffici mi stanno sentendo, il signor Dragotto lo sa già, quindi saremo operativi, e il signor Dragotto, a prescindere che in questi mesi sapete tutti che ha lavorato più che altro da casa, è stato molto comunque molto presente a prescindere, come tutti la dottoressa e tutti coloro che stanno continuando a lavorare da casa, la signora Ventiviglia. Dico, il signor D'Agosto però fino al 28 è in ferie, quindi è vero che fino a stamane mi ha risposto, abbiamo parlato prima del consiglio di alcune cose, di alcune note e in merito alle situazioni di circoscrizione, quindi è come se non fosse stato realmente in ferie, ma sta continuando il smart working. Però se qualcuno non risponde in quel determinato momento, vi contatterà certamente dopo, perché essendo che è in ferie, dico, è probabile che a uno in ferie, dico, possa pure non rispondere. Andiamo avanti, chi c'era scritto a parlare? Il consigliere Marchesi. Il consigliere Guaresi ha chiesto il numero legale, quindi possiamo verificare i presenti.
Dottoressa. Vado. Cardella. Sì. Presente. Cardella è presente. Guaresi. Presente. Marchese. Presente. Orilia. Presente. Tavoca. Presente. Presente. Scarlata. Scarlata. Io lo do per assente. Serio. Serio, c'è la sedia del 1200. Così io sono presente. Io sono presente. Serio? Non rispondo. Serio, si è alzato, dottoressa. Scusa? Presente. È presente. Scuso, assente. Con quel numero legale. Quindi per ora solo il consigliere Serio che magari è andato a fare qualche bisogno. Se non lo vediamo tornare. La reliquia c'è. Eppure il quadro dietro è un po' datato, consigliere Serio. E vabbè. Andiamo avanti. Consigliere Marchese, dove stai? Qua sono, presidente, a casa. Perfetto, vai. Grazie. Allora, presidente, dai, dai. Io la invito a nome di tutti i cittadini che hanno l'onore di abitare nelle case popolari, perché questi poveri cittadini ogni qualvolta si ottura una fognatura vengono trattati da terzo mondo. Quindi la invito per l'ennesima volta, come già fatto in passato, si sono fatte delle video conferenze, dico al sindaco, al presidente dell'AMAP, nonché all'ufficio tecnico, la stessa cosa dicasi per l'OIACP e all'assessore alla manutenzione. Perché dico questo? Perché ogni qualvolta, lei lo sa, si ottura una fognatura all'interno dell'agglomerato delle case popolari, siano essi allo Sperone, sia a Vocella, sia in via di Puma, rispondono che l'AMAP non ha competenza, l'OIACP ha tutto lo sbalzo. Ora vediamo, devono mandare le lettere, prima devono verificare se vi sono proprietari in quella determinata via, devono mandare le lettere. Ora cosa chiedo io, presidente? Chiedo che questa situazione mortificante per i cittadini venga eliminata e i cittadini, come dicevo, che abitano all'agglomerato delle case popolari vengano trattati nello stesso modo di un cittadino che abita in via Maschera o che abita in via Notabartolo, cioè quando si ottura una fognatura viene fatta la segnalazione all'AMAP e l'AMAP interviene, non perché non può intervenire, perché è di competenza dell'OIACP, ancora il comune non prende in seno queste benedette strade, e mi creda, a me personalmente, come un po' a tutti, quando mi viene fatta una segnalazione del genere, a me mi diventano i capelli celesti o blu o neri, non ci sono più neri. Dico, presidente, dobbiamo eliminare questo triste inconveniente. Come è già successo nelle passate consigliature, lei anche presente, si sono fatte delle videoconferenze, però a tutt'oggi nulla di concreto è ad eliminare questo dramma, nulla è stato fatto. Quindi la invito adesso anche a lei, presidente, di accelerare e fare scrivere questa lettera, in modo che vediamo il da farsi, presidente. Grazie. Ho finito, presidente. Grazie a lei, consigliere Marchese. Io in merito a questo avevo accennato così molto, molto alla buona la questione di via Tirassegno, che è simile se non peggio e comunque uguale a quello che diceva lei in merito a tutti quei plessi che appartengono all'OIACP o comunque al patrimonio, tutti quei siti che sono dette così in case popolari, ma dove il cittadino comunque ha la stessa dignità, i stessi bisogni, le stesse esigenze e deve essere trattato nello stesso modo come viene trattato un qualsiasi cittadino che, anziché vivere in una casa in affitto, magari vive in una villa privata da svariate centinaia di migliaia di euro. Quindi dico, mi trovo d'accordo in merito a questo, la ringrazio pure per avermi citato quello che
è inerente alla situazione, farò partire gli inviti al più presto, perché questo era uno di quell'invito che sinceramente mi era sfuggito. E ripeto, questa è una situazione che non funziona come tante altre, e il consigliere Marchese lo sa, e sa pure il battibecco che io non è che ho quasi avuto, ma che ho avuto senza quasi con il direttore, il presidente dell'IACP nell'ultimo incontro, perché io stavo cominciando a trattare alcuni argomenti, ma lui mi ha stoppato in maniera forse un po' troppo sicura di sé, perché giustamente questo giovane presidente che doveva dire a lui le cose che non funzionano, dico, magari ha dato fastidio, io mi sono pure adirato, forse ho detto qualche parolina di troppo, venendo parolina di troppo ma sempre moderatamente in italiano, venendo a quello che dicevo prima, che a volte poi ci si becca, perché basta trovarci un minutino lì così con la testa, sono bile che già ho affrontato, e ripeto, il consigliere Marchese lo sa, continueremo ad affrontarle, farò partire subito l'invito, e in questo momento mi fermo col mio dire, do la parola al vicepresidente, dopodiché il consigliere Guarese può cancellare questa scritta mi prenoto, perché le ricordo che ha parlato 18 minuti e 46 secondi, quindi adesso lei aspetti 10 e 10, le rimangono, consigliere Guarese, 1 minuto e 14 domani, perché già 8 minuti di domani la usate pure oggi. Vada avanti vicepresidente, prego. Presidente, grazie. Leggendo Palermo Today mi accorgo che ieri alle 21 è stato messo un articolo dove dice l'assessore Mattina si tratta di un progetto sperimentale che conferma la visione di una città che a 360 gradi vuole prendersi cura di tutti, anche di chi avendo commesso errori o reati sta facendo un percorso di reinserimento sociale concordato e monitorato dalle strutture del Ministero della Giustizia, cioè progetti di volontariato e un posto dove scontare i domiciliari e con revival. Ora, Presidente, nulla in contrario, io sono felicemente d'accordo che vengano reinserite queste persone che hanno sbagliato e si faccia un percorso di reinserimento nella società civile, anziché fare domiciliare, vogliono fare lavori e vogliono fare tutti i lavori di pubblica utilità, come del resto chiediamo da tempo noi per i percettori del reddito di cittadinanza. Ora, porca miseria, avendo 20.000 unità, ripeto, di nuovo a disposizione a costo zero, e volendo fare l'eroe e supereroe, il nostro assessore Mattina, e prendendosi questa bella cosa, perché è una bella cosa, una bella iniziativa che va a fare con questi ragazzi che fanno detenzione per piccoli reati, e cercare di reinserire nella società civile, fargli capire veramente, ma annuncialo, dillo che fai tutto un pacchetto dove vengono reinseriti pure questi ragazzi, e non parlare solo di questi ragazzi, ma amplia il discorso del reddito di cittadinanza e di tutto. Ma com'è che ancora non vogliamo capire cosa si deve fare? È possibile che loro magari cercano di fare delle cose che siano semplicemente dal loro sacco usciti, oppure siano solo quelli che vogliono, che hanno detto loro, e non prendere in considerazione un progetto che è nel contratto stesso, dove dice all'amministrazione di portarli ad eseguire dei lavori di pubblica utilità e di questi ragazzi che percepiscono il reddito di cittadinanza. Perché mi arrabbio e dico sempre questo? Perché, ripeto, ci abbiamo 20.000 unità a Palermo di reddito di cittadinanza che potrebbero fare Palermo non pulita, ma lustra, pulitissima, tutto, dove potrebbero fare tutto, ma perché ancora non lo fanno? Mi comincio ad arrabbiare sul serio. E io spero che venga più presto qui in videoconferenza con noi l'assessore Mattina, perché sta cosa mi seccò. Ma non seccò sta cosa, veramente. Presidente, non voglio parlare di altro, voglio chiudere l'argomento qua oggi, poi magari domani prenderemo le altre municipalità in considerazione che hanno altre cose da dire. Assurdo proprio. Andiamo avanti. Grazie, vicepresidente. Sono d'accordo comunque. Aspetta, che leggevo io qua, presidente, ti vengo a prendere, no? Consigliere Cardella, oggi no, domani per la scuola, ricordiamoci.
domani per la scuola e mercoledì per quella cosa. Oggi ormai devo fare posta, patronato e municipio. Un'altra cosa, c'era di nuovo scritto. Dobbiamo andare allo stato civile pure, presidente. Lo so, consigliere Cardella, lo so, quanto cosa dobbiamo fare prima? C'era scritto, intanto continuiamo il consiglio e vediamo di finire. Presidente, io esco, se me ne dà facoltà dalla videoconferenza. Un minuto, continuava Marchese, un minuto, mi ascolti solo un attimo, che io stavo dicendo una cosa, ho un verbale di giorno 12. Non ho sentito più niente dietro il mio intervento, non ho sentito più nulla, perché si è bloccata la registrazione. Tranquillo, il vicepresidente ha parlato, io l'ho ringraziata, ho detto qualcosa in merito a quello che aveva detto lei, e poi ha parlato il vicepresidente. Ho il verbale di giorno 12 giugno che deve essere votato, però ormai che siamo andati oltre, non oltre con i tempi, perché il tempo è illimitato, diciamo, quando dobbiamo fare consiglio, però ovviamente abbiamo pure cose da fare fuori e bisogna farle, e ci sono pure dei consiglieri iscritti, quindi procedo con l'intervento dei consiglieri. Dopodiché, se me ne date facoltà, dico, il verbale lo approviamo domani come prima cosa, però lo dobbiamo approvare, dopo che intervengono i consiglieri, c'è bisogno di rispondere, comunque il Presidente risponderà, chiudiamo la seduta e domani però come primo inghippo, dobbiamo, come prima cosa da fare, dobbiamo votare il verbale che già io ho e sarò io stesso a leggerlo. Dopodiché il consigliere Cardella si ricordi domani l'impegno con la scuola, sempre per questioni di residenti, di cittadini, e alle 11 mercoledì io mi faccio trovare là davanti dove ho detto prima per le cacce a Villa Giardini. Proseguiamo, c'era il consigliere Guaresi, si era riscritto, però sì, grazie, a questo punto non le voglio dire di no, anche se ha parlato tanto, no, io lo dirò. Devo parlare di ACP, devo parlare. No, sì, e non glielo dirò. Guarda bene, c'è Scarlata prima. Non lo dico a nessuno, però è giusto, se mi fate finire io comunque so, già stavo arrivando a tutto. Facciamo intervenire il consigliere Scarlata, che non ha ancora parlato, visto che il consigliere Guaresi l'ha già fatto. Dopodiché, a ruota libera, se il consigliere Scarlata ha bisogno del mio intervento, bene, di risposta immediata, bene. Altrimenti, subito dopo l'intervento del consigliere Scarlata, diamo nuovamente la parola al consigliere Guaresi, che accenna un qualcosa sulla questione degli ACP. Prego, o qualcos'altro, dico, non ci sono problemi. Però dovete staccare i microfoni, Cardella e Guaresi. Prego, consigliere Scarlata. Intanto buongiorno a tutti, ben trovati a tutti. Partiamo dal presupposto che quello che mi trova d'accordo con l'intervento da lei fatto è che chiaramente parliamo dell'incontro, o meglio, dell'andare a fare noi direttamente visite alle varie municipalità che non ci danno risposta e che il territorio in effetti langue per bisogni. Un minuto, consigliere Marchese, chiude, altrimenti sentiamo i suoi fatti e non mi sembra corretto. Lo immaginavo che oggi lei aveva qualcosa che non andava. Prego, consigliere Scarlotti. Quindi mi trovo perfettamente d'accordo e sarò come sempre insieme ai miei colleghi uno dei partecipanti a queste riunioni fatte in loco direttamente presso le loro sedi. Noi avevamo chiesto, e io avevo chiesto tra l'altro in un intervento quando si era saputo anche delle telecamere che venivano messe per stanare i delinquenti che vanno a depositare tutti gli ingombranti, avevo chiesto di coinvolgere quantomeno le circoscrizioni e le persone del presidente per andare a vedere la giusta dislocazione, perché è vero che loro hanno la situazione, ma noi abbiamo il polso. Adesso stamattina, come ieri, come l'altro ieri, mi hanno chiamato da via Fortunato Fedele, angolo via Antonio Ugo, per andare a togliere gli ingombranti che io giro di sempre. Tra altre cose, la volevo informare che sabato abbiamo fatto intervenire vigili del fuoco perché residenti, non solo, non so chi è stato, hanno appiccato in quella sede le fiamme, il fuoco, per bruciare tutti gli ingombranti presenti, ed è una situazione intollerabile. Poi facciamo il gioco delle due carte. Bene, in via Galletti, il consigliere Guaresi. Incivile e invivibile, ovunque.
lo so. Quindi hanno preso 10-20 telecamere per una città come Palermo, composta da una miriade di incivili che trattano la nostra bella città come il munnizzaio della provincia. E loro hanno preso solo 10-20 telecamere. Cioè, cosa da far ridere? Ed ancor più da far ridere la collocazione di una telecamera in un senso, quando quelli li guardano e ci prendono per C puntini 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 e depositano tutto al di là della telecamera. Ora, in una città dove ha un bilancio economico di spesa enorme, in una città dove dovrebbe incassare, e se non lo fa è colpa dell'amministrazione perché non riesce a stanare chi non paga le imposte o le tasse, cioè tu metti 20-30 telecamere in una città, quando in un sito importante, in siti importanti devi mettere 2-3 telecamere per avere una visione, non dico a 360 gradi, ma almeno a 240 gradi, a 180 gradi lo devi avere per andarli a stanare. Quindi siamo in una situazione veramente che sembra una barzelletta. È vero, il grido che noi facciamo dalla circoscrizione, quindi in questo caso anche tramite le videoconferenze, chi ci ascolta vede che fondamentalmente noi mettiamo il cuore e l'anima. E il fatto che noi facciamo videoconferenza non significa che ci siamo fermati. La settimana scorsa abbiamo fatto un sopralluogo, quindi durante la settimana del Ferragosto, un sopralluogo, e siamo riusciti a fare spostare dei cassonetti in Corso dei Mille, dove c'era la scuola Cavallari, dietro richiesta della preside, la quale giustamente diceva col Covid entreranno da un lato, usciranno dall'altro lato e si trovano davanti tutti i cassonetti RSU. Abbiamo fatto sopralluogo e li abbiamo fatti spostare. Sono piccolissimi segnali, ma questo non basta in una città che veramente deve vivere in una legalità incredibile. Purtroppo io mi fermo sempre a quel famoso numero 104, che ahimè non è un 104 che mi fa piacere, perché se il nostro sindaco si trova a 104 è per ovvie ragioni e i cittadini lo hanno votato, ma non è solo lui, è tutta l'amministrazione, e di conseguenza anche io mi sento al 104esimo posto essendo un rappresentante del popolo, perché ricordiamo a tutti gli altri che noi siamo stati eletti. Quindi anche noi tecnicamente abbiamo un fallimento indiretto di questa amministrazione. Bene, abbiamo chiesto i PUC per i ragazzi del reddito cittadinanza, loro si inventano benissimo, d'accordissimo, che c'entra, chi ha sbagliato deve essere reinserito nella società, giusto, per carità, ma si inventano una grande vittoria, un qualcosa che hanno sotto mano, che possono utilizzare per dare veramente svoltare questa città come un calzino, farla diventare dignitosa, organizzarli squadre e cercare di dare delle risposte, vedendo che A, personale non ce n'è, B, sono chi c'è è anziano e non può, tra virgolette, lavorare. Andremo a Bertegiardino, ha detto lei benissimo, lei sa meglio di me che prima c'erano 5 cestelli, ora mi pare che ce n'è funzionante 1/2, con gente che ha superato 60 anni e ogni 6 mesi viene mandato a visite per la 624, quindi per la sicurezza sul lavoro, 626 mi scusi, per la sicurezza del lavoro, per vedere se sono abili a salire sul cestello o da cestello, questi non cadono. Quindi è una situazione veramente drammatica. È vero, ci sono gli altri consiglieri, gli altri fotografi, non selfie e quant'altro, quello che tu vuoi, lo fa benissimo, i consiglieri che mettono sui propri profili i lavori che riescono, quantomeno le note che riusciamo a mettere, però sembra una lotta fra poveri, come suol dire. Io l'ho scritto, tu l'hai fatto fare, quello lo scrive. Penso che i cittadini, al momento in cui vedono queste beghe anche fra pesci grossi e pesci piccoli, pesci grossi intendo ovviamente consiglieri comunali, pesci piccoli lo siamo noi, si possono anche mettere un attimino a sorridere, ma è giusto dare a Cesare ciò che è di Cesare, quindi interventi che vengono fatti dietro anche nostre richieste. Mettere le telecamere, ritorno sulla spazzatura, mettere le telecamere è prioritario, prioritario, non 20 telecamere o 30 telecamere per una città di Palermo dove ha 300 siti di
di stoccaggio di rifiuti ingombranti, perché alla fine si parla di stoccaggio, sono ridicoli. 300 telecamere in un bilancio economico di una città di Palermo è una, te le voglio dire, un nulla secondo me a livello economico. Quindi dovrebbero veramente attivarsi con più di telecamere. Poi lei ha anche toccato il fatto della luce, ha mandato giustamente quella nota dove ci sono i pali spenti, ma la cosa ancora più drammatica è i pali che sono stati messi nel mese di maggio in via della Concordia, ma non perché è là una zona, ma perché sono effettivamente su 15 pali ne sono stati messi 5 e su 5 3 sono non funzionanti, abbiamo fatto semplicemente ridere. E poi anche questa bega sui pali, che io ho avuto modo di dirglielo direttamente all'assessore di competenza e al presidente, 1000 euro per rimettere un palo in una città dove adesso c'è un'illuminazione pari a zero, cioè una cosa incredibile. Dovrebbe, io penso che un'amministrazione deve essere come una famiglia, quindi tu devi amministrare come un buon padre di famiglia. Lei, presidente, avendo una famiglia, sa che oggi può spendere in questa maniera, domani può spendere in quell'altra maniera. Quindi ti siedi con i tuoi tecnici e dici: non può essere più 1000 euro a palo, come possiamo andare a economizzare? Come possiamo rendere e dare la sicurezza ai cittadini con l'illuminazione? Siediti con i tuoi tecnici, trova una soluzione che non è quella proprio di devastare una città di Palermo togliendo i pali, portandoteli in magazzino e arroccarli a terra in attesa che ti autorizzano a metterli con 1000 euro. Fai una proposta decente, fai una proposta seria, siediti con i tecnici, valuta come si potrebbero abbattere i costi e come si potrebbe dare la luce immediatamente. Semplice, togli il palo, lo tagli e lo rimetti. Non è che ci vuole una grande arca di scienze, ma l'ha proposto a me un cittadino che aveva forse la terza media, ma che aveva un'intelligenza superiore a uno che aveva tre lauree. Ma l'ha proposto e io l'ho proposto, non ci vuole granché. Ma questo è anche amministrare una città, amministrare un bene pubblico come un padre, come un buon padre di famiglia. Quindi cercare di risolvere i problemi ed economizzando le spese. Economizzando le spese, visto che c'è una città dove il nostro bilancio non sia, da questo punto di vista, molto, molto fiorente, anche se non riusciamo a comprare 100 telecamere perché non ci sono soldi, perché alla fine è questo, figurarsi mettere centinaia di pali, perché comunque la città è devastata dai pali, perché ogni 30 anni vengono revisionate e tolti. Mi taccio, presidente, sono sfoghi amari e niente, ben trovati a tutti. Grazie, grazie consigliere Scarlata. Io, come dicevo prima, a ruota libera vado con l'intervento del consigliere Guaresi, però chiedo gentilmente, e mi scuso con tutti voi, chiedo gentilmente al vicepresidente se possa proseguire lui i lavori. Il consigliere Guaresi so che dirà cose positive o negative. La risposta a lei soprattutto, presidente. Allora l'ascolto, consigliere Guaresi, però mi dispiace, non posso ascoltarla 10 minuti, lei può parlare pure un'ora, perché l'orario già mi aspetta nel municipio. 2 minuti e tanto, presidente. Per quanto riguarda il problema che ormai da anni attanaglia la via Tirassegno all'interno della Casa Popolare, presidente, nella passata legislatura avevamo già fatto montare una pompa idonea che potesse tirare, nell'attesa di ritrovare la soluzione migliore, e l'avevamo trovata, presidente, l'unica, così la portiamo avanti insieme tutto il consiglio, presidente, visto che si era arenata per problemi di gente che non ha voluto. Praticamente l'unica possibilità di andare a fare cadere la fognatura in caduta libera, eliminando le pompe che si guastano periodicamente, era quella di attraversare il muretto che va oltre. Esattamente, sì. E avevamo fatto una riunione, presente, con tutti i condomini, con l'amministratore che c'era, dove AMAP era presente, e si prendeva il carico di fare passare la tubazione attraverso dove c'è il marciapiede, che loro anche hanno la fognatura.
e la MAP stessa si prendeva carico di rifare la pavimentazione, Presidente. E siccome qualcuno l'ha vista come un'azione politica, cioè è riuscita a fare bocciare dalla maggioranza questa iniziativa prodotta da AMAP, che alla fine era anche una cosa migliorativa per loro, perché avrebbe avuto la fognatura più capiente e il marciapiede rifatto, e quindi ci siamo fermati. Presidente, quello che voglio dire allora di portare avanti questo consiglio è vedere di organizzare un incontro congiunto con AMAP là, per vedere questo terreno libero che c'è, se c'è la possibilità di eventualmente modificare un attimino, a posto di andare dritta, fare una mezza curva, andare dritto a questo terreno che è in stato di abbandono, non so a chi appartiene, se è sequestrato, e andare a immettere, che abbiamo fatto fare nella passata legislatura, Presidente, abbiamo fatto togliere lo scaricamare, abbiamo fatto fare quell'intervento di pompe che c'è, che tira, sto tagliando, io sto parlando col Presidente, se poi a lei non interessa, Vicepresidente, dico, se la porti avanti lei, quindi allora qua mi fermo, vi si è consigliato che a qualcuno non interessa, Presidente. Poi vabbè, ne parlerò con lei. Comunque io la ringrazio e parlerò con lei, presenterò qualche mozione, la portiamo avanti insieme. Poi ne parliamo, il fatto sta che la situazione è molto molto complicata. I cittadini hanno già fatto un altro colpo. Cittadini, Presidente, la colpa dei cittadini è soprattutto di questi signori che hanno il problema. Ok, ragazzi, andiamo avanti. Vicepresidente, a questo punto le lascio il consiglio, se vogliamo possiamo chiudere. Se Presidente, voi siete tutti d'accordo, io chiudiamo. La saluto, ci vediamo domani. Va buona bene, allora chiudiamo tutto. Il consiglio, dottoressa Lotà, il verbale domani mattina si fa l'inversione dell'ordine del giorno. Verbale, se c'è qualche mozione, preparatela. Che io adesso okay. Ascolto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ascolto il consigliere Guaresi, il consigliere Guaresi. Ascolterò il signor Dragotto e partiranno i nuovi solleciti per gli inviti vecchi e comunque tutti gli inviti nuovi. Qualsiasi cosa ci sentiamo telefonicamente. Ricordo al consigliere Cardella motorizzato che domani e mercoledì dopo il consiglio è impegnato col presidente. Chi si vuole aggiungere e chi ci ama ci segue. Vi saluto a tutti. Okay. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Lei continua a parlare, consigliere Guaresi. Però parlava di cose positive. Presidente, dai. Ti sto chiamando.